Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Questa è la mia videoguida pratica al cloud mining, ovvero una modalità per creare e ottenere delle monete digitali, le criptovalute, senza bisogno di acquistare schede video di fascia alta oppure i costosissimi device ASIC dedicati. Si utilizza una semplice interfaccia web e si controllano da remoto gli strumenti che qualcun altro ospita per noi. Questo ci mette anche al sicuro dal rischio di furti oppure dalla necessità di calcolare e ottimizzare tutto quanto con minuzia per evitare di spendere tutto quello che guadagniamo nel costo dell'energia elettrica. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Come sai, ci tengo alla massima trasparenza. Questo video non è sponsorizzato da nessuno in alcun modo, però tratterò un servizio di crowd mining specifico, ovvero quello offerto da Crypto Revolution Time, un'azienda della quale io stesso partecipo nel ruolo di advisor. Ricordo inoltre che io sono prettamente un tecnico informatico e non un consulente finanziario, e quindi questo video non costituisce un invito o un consiglio di investimento di alcun tipo. L'attività di mining nelle criptovalute come Bitcoin, Litecoin o Ethereum o tutte quelle che utilizzano e impiegano un algoritmo di tipo Proof of Work significa di fatto validare le transazioni che avvengono sulla blockchain, ovvero confermare che effettivamente chi magari ha inviato denaro, monete digitali, dall'account A all'account B non potrà inviarle di nuovo, che effettivamente l'account B le ha ricevute e quindi ne detiene il controllo. Tutta questa attività di verifica è appunto oggetto del mining. Qual è il beneficio per chi fa questa attività? Vengono generate delle nuove monete come ricompensa che gli vengono attribuite, oltre appunto a incamerare una percentuale dei costi della transazione. Cosa serve per fare mining e quindi guadagnare questi soldi? Generalmente dell'attrezzatura costosissima e di fascia alta che consuma un boato di energia, proprio perché questi apparecchi o questi chip dedicati, come quelli che sono presenti appunto sui sistemi ASIC o inizialmente le GPU, devono appunto consumare moltissima corrente perché devono svolgere dei calcoli molto impegnativi. Questo fondamentalmente assicura, perdonatemi se semplifico, la sicurezza della rete, perché non è banale per nessuno falsificare le informazioni che vengono condivise. Ovviamente i mining esperti potranno contestarmi che questa semplificazione è eccessiva, però ci siamo capiti. All'inizio si poteva fare mining anche con delle semplici CPU, quindi con i nostri computer di tutti i giorni. Oggi invece la difficoltà e la concorrenza è talmente elevata che solo i professionisti possono effettivamente fare mining in modo redditizio. Proprio perché c'è da configurare tutto quanto, fare attenzione a non spendere troppo di energia elettrica, perché appunto questi affari consumano tantissimo e quindi la bolletta elettrica diventa molto salata. Quindi si tratta di fare un vero e proprio lavoro che richiede delle competenze e delle esperienze, sicuramente non alla portata di tutti quanti. Sono cose che si possono imparare, però per chi invece vuole solo fare un po' di mining così tanto per provare, non è una cosa fattibile. L'alternativa appunto è il cloud mining. Come funziona? Delle aziende specializzate riempiono dei capannoni in luoghi del mondo in cui l'energia elettrica costa molto, molto poco, li riempiono appunto con decine o centinaia di dispositivi dedicati che poi affittano a noi clienti, che possiamo appunto farci mining sopra e incamerare i profitti. Ovviamente questo costo di affitto è estremamente più basso rispetto a quello che avremo acquistando immediatamente i device, e poi non abbiamo tutte le complicazioni che abbiamo appena detto di manutenzione, rischio in caso di furti e via dicendo. Pensano tutto loro, noi semplicemente accediamo ad un pannellino via web e clicchiamo un paio di tasti per scegliere che cosa minare. Sulla piattaforma di Crypto Revolution Time, che approfondiremo in questo video, è possibile minare Bitcoin, oltre che monete che utilizzano lo stesso algoritmo, Ethereum e Litecoin. Ognuna di queste monete è legata a un contratto di durata pluriennale. Ad esempio, il primo contratto, quello per Bitcoin, si chiama BTC Plus e consente appunto di minare Bitcoin oppure Bitcoin Cash alla velocità di un tera hash al secondo. Il tera hash oppure giga hash è la velocità, l'unità di misura con la quale si esprime la potenza di mining. Se volete tutti i dettagli del piano, li vediamo in sovraimpressione in questo momento.
Appunto, il secondo piano è l'ETH Plus e Ether Plus, che consente appunto di minare Ethereum oppure Ethereum Classic a un mega hash al secondo. Il terzo piano è quello LTC Plus, che appunto riguarda Litecoin. Quanto costano questi piani? Per accedere a questi piani bisogna utilizzare il gettone CREV, ovvero l'utility token del proprietario della piattaforma, ovvero un gettone semplicemente che permette l'utilizzo del servizio. Ogni gettone CREV, in questo momento in cui parlo, costa 0,1 dollari, quindi diviene molto facile scoprire quanto costano i vari piani. Ad esempio, quello per BTC Plus che abbiamo visto di durata triennale costa 3200 CREV, quindi moltiplicando per 0,1 dollari si scopre che costa 320 dollari appunto per 3 anni di mining. Quindi il primo obiettivo per chi acquista un contratto di cloud mining è ovviamente raggiungere il break even, ovvero rientrare del capitale che abbiamo speso inizialmente. Per quanto riguarda il piano di mining che stiamo analizzando in questo video, non ci sono altre commissioni se non quelle per movimentare le criptovalute sulla rete Bitcoin, che comunque sono trascurabili. Quindi di fatto tutto quello che guadagneremo dalla generazione dei Bitcoin, degli Ethereum o dei Litecoin ci verrà accreditato sul nostro conto senza spese aggiuntive. Questo è un dettaglio molto importante perché alcuni servizi di cloud mining addebitano infatti un costo di pool mining, che è sostanzialmente un costo di aggregazione con altri dispositivi, oppure una percentuale del costo dell'energia elettrica. Non c'è niente di tutto questo, quindi fare i conti di quanto si può guadagnare è veramente molto facile. Per scoprire esattamente quanto guadagneremo possiamo utilizzare il servizio di Crypto Compare, nel quale sostanzialmente basta inserire la velocità di mining, quindi abbiamo detto un tera hash, un giga hash, a seconda di quello che troviamo scritto nelle informazioni del piano che abbiamo acquistato all'interno di questa bella interfaccia, e mettere a zero tutti gli altri costi perché appunto non ce ne sono. Nel rettangolo in alto a destra ci viene indicato espressamente quanto guadagniamo al mese in termini già calcolati di dollaro, mentre invece in basso c'è lo spaccato di quanto guadagneremo nella criptovaluta che abbiamo scelto. Come appare evidente, il valore di guadagno è espresso in dollari, quindi questo dipenderà moltissimo da quale sia effettivamente il tasso di cambio fra la criptovaluta che abbiamo scelto e il dollaro americano. Ovviamente più cresce la criptovaluta più aumenterà anche il nostro guadagno espresso in dollari, però comunque questo poco importa perché dal punto di vista unitario quello che riceveremo sono comunque delle criptovalute che dovremo poi scambiare sull'exchange. Con questo ho completato questo video di presentazione generale al cloud mining, spero di avervi fornito tutte le informazioni utili per capire di che cosa si tratti. Se siete interessati ad andare avanti ed attivare effettivamente un contratto per iniziare subito a minare, seguite il link che trovate qua sopra nel video in questo momento per raggiungere l'altro tutorial passo passo che vi ho mostrato con tutte le mie indicazioni. Clicca qui, clicca lì. Da zannedditurbola.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare mi piace cliccando sul pollicione qua sotto, per me è sempre estremamente estremamente importante, quindi ti ringrazio davvero di cuore se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricordati invece di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla campanella che si trova di fianco. Alla prossima, ciao!